Buon pomeriggio a tutti. Allora iniziamo. Io sono Francesco Melis, rappresentante degli studenti dell'Università degli Studi di Milano e membro dell'Unione degli Universitari, associazione che dal 1994 si pone l'obiettivo di garantire l'accessibilità al diritto allo studio su tutto il territorio nazionale. Il mio compito per questa prossima ora e mezzo sarà quella di moderare questo tavolo, che si pone l'obiettivo di analizzare come la riforma dell'autonomia differenziata, qualora venisse approvata, possa influenzare il mondo dell'istruzione nel nostro Paese. Ormai da mesi, come abbiamo già detto in tutta questa giornata, il tema è presente all'interno del dibattito pubblico, anche se la sua narrazione molte volte risulta essere fortemente ambigua e superficiale. Tutti noi siamo consapevoli di quanto le regioni italiane abbiano una ricchezza di tradizioni e sensibilità diverse l'una dall'altra e come queste sensibilità debbano trovare il giusto spazio all'interno del percorso formativo. Possibilità in parte già presente all'interno della programmazione regionale, mantenendo però allo stesso tempo l'unità culturale e di valore del nostro Paese. Mi chiedo però qual è il limite tra maggiore autonomia didattica e una forte ingerenza da parte delle regioni nella gestione della scuola. Il rischio, a mio parere, è che il trasferimento di competenze in materia di istruzione alle regioni possa provocare e in parte accentuare le difficoltà e le differenze già presenti in termini di accessibilità formale, ma soprattutto sostanziale, e in termini di qualità dell'erogazione dei servizi, che invece dovrebbero essere il più possibile uguali su tutto il territorio nazionale e in tutti i livelli di istruzione. L'obiettivo di questo tavolo sarà quindi quello di fornire, per quanto è possibile, gli elementi di analisi per comprendere la criticità all'interno di questa proposta. Cercheremo di farlo con i relatori seduti con me al tavolo, alla mia sinistra Rossella Latempa, della relazione di ROARS, il più importante forum italiano per la discussione sulla ricerca e sull'istruzione, e insegnante di matematica e fisica in un liceo di Verona. Alla mia destra invece troviamo Mario Ricciardi, già docente di diritto del lavoro all'Università di Bologna e per anni componente del direttivo dell'ARAN. E infine Alessandro Rapezzi, della Segreteria Nazionale FLC-CGIL, Federazione Lavoratori della Conoscenza, che si pone come obiettivo quello di tutelare tutti coloro che lavorano nei settori della scuola, della formazione e dell'educazione. Inizierei questa sessione di dibattito con il professor Ricciardi, al quale chiederei di introdurre il percorso che ha portato a una richiesta di maggiore autonomia da parte delle regioni coinvolte, sottolineando le motivazioni alla base di tale richiesta, e le chiedo poi quali potrebbero essere i risvolti anche dal punto di vista della contrattazione qualora la proposta venisse approvata. Grazie. Grazie per l'invito. Io non ho potuto, ahimè, partecipare alla sessione di stamattina, però immagino che, diciamo, l'argomento del percorso che ha condotto fin qui sia stato ampiamente sviscerato, quindi sulla prima parte della domanda vorrei essere molto molto breve, veramente sintetico, perché diciamo innanzitutto che certamente per Veneto e Lombardia soprattutto il percorso al quale siamo arrivati, la tappa alla quale siamo arrivati, è soltanto appunto una tappa di un percorso che nasce da molto tempo, molto indietro nel tempo. Facendo qualche indagine si può vedere che già nel 92 il Consiglio regionale del Veneto approvò una delibera legislativa che aveva per oggetto referendum consultivo in merito alla presentazione di proposta di legge statale per la modifica di disposizioni concernenti l'ordinamento delle regioni. La proposta fu bloccata e bocciata dalla Corte Costituzionale, poi ci ha riprovato alla fine del secolo scorso, cioè è un percorso che anche senza andare poi a indagare, cosa che sarebbe interessante, ma immagino che l'abbiate già fatta, sulle ragioni e sulle varie fasi che questo ha attraversato, è una storia lunga.
E poi questa storia è, diciamo, un po' inabissata, perché è un po' un fiume carsico, no? questa cosa, e è riemersa due anni fa sostanzialmente con la convocazione da parte delle due regioni, Lombardia e Veneto, di due referendum che sono tenuti nel mese di ottobre del 2017, con, come noto, partecipazioni molto diverse tra Veneto e Lombardia, nel senso che in Veneto, come noto, la partecipazione è stata molto ampia, mentre in Lombardia è stata molto più limitata. E dopo questi referendum la Regione Veneto ha approvato un disegno di legge nazionale per ottenere la competenza esclusiva su 23 materie, cioè tutte quelle di competenza regionale più alcune di competenza statale. Ora, questo disegno di legge è un disegno di legge che immagino voi conosciate, ma se non lo avete mai letto vi consiglio di andarvelo a leggere, perché è un disegno di legge che, diciamo, prefigura sostanzialmente la creazione di uno Stato Veneto nello Stato. Sostanzialmente, a parte la difesa e la politica estera, direi che le materie che vengono in qualche modo rivendicate, le risorse che vengono rivendicate, prefigurano. C'è perfino la richiesta o la rivendicazione di una competenza in materia di immigrazione. Quindi, diciamo, è un disegno di legge. E tra l'altro vale la pena di leggersi non solo il disegno di legge, ma anche la relazione accompagnatoria, anzi, forse ancora di più la relazione accompagnatoria, nella quale si dicono alcune cose. E naturalmente questo disegno di legge poi rivendica e prevede il trasferimento di risorse relative a queste competenze che si vorrebbero trasferire alla Regione sotto forma di quota di prelievo fiscale, che in quel disegno di legge, o meglio nella relazione accompagnatoria, si prevede che dovrebbero essere più del 90% delle risorse complessive, quindi sostanzialmente un scippo, ecco. Ed è un meccanismo appunto che prevede la creazione di uno Stato, perché così si fa, no? A creare uno Stato. Quindi direi che quello è stato un passaggio che merita di essere considerato e osservato, anche in relazione a quello che poi è successo dopo, perché dopo il referendum il passaggio successivo, come noto, è stato l'anno scorso la stipula di alcuni accordi nel marzo, mi sembra, del 2018 con il governo Gentiloni. Accordi che, in quanto stipulati alla vigilia, delle elezioni politiche, avevano dichiaratamente una natura transitoria, cioè erano accordi nei quali si definivano alcune cose, venivano richieste, veniva rivendicata la competenza su 5 materie. Io personalmente, quando non sono un costituzionalista, ma quando mi guardo quelle materie, penso che probabilmente per avere competenza su quelle materie non era neppure necessario andare a scomodare l'articolo 116, nel senso che sono materie che sostanzialmente stavano già dentro le competenze delle regioni. Ma la cosa interessante di quelle intese non mi sembra neppure che sia tanto nei contenuti, ma nel tracciato che veniva prefigurato, cioè nel tracciato procedurale che veniva prefigurato, tanto più in assenza, come noto, di una legge quadro di applicazione dell'articolo 116, perché non essendoci una norma quadro che definisca come l'articolo 116 va applicato, è del tutto evidente che il terreno è un terreno vergine, quindi quello che è stato fatto in queste intese del 2018 sostanzialmente prefigura un tracciato. E com'era questo tracciato? Beh, era un tracciato, secondo quella che io definisco, se mi consente l'ossimoro, una trasparente opacità. Cioè era chiarissimo che quel tracciato prefigurava un meccanismo che si giocava tutto in un rapporto strettissimo ed esclusivo tra il governo e la singola regione.
lasciando al Parlamento un ruolo assolutamente residuale, escludendo qualsiasi trasparenza, qualsiasi coinvolgimento di altri soggetti istituzionali e sociali. È vero che alla fine ci doveva essere la prevista, ed è prevista ovviamente, la presentazione di questa intesa al Parlamento, che deve approvarla con maggioranza qualificata. Ma è del tutto evidente che, data la natura della proposta, il Parlamento ha pochi margini per modificarla, cioè o l'approva o la respinge. Ed è peraltro molto probabile che su questo il governo ponga la questione di fiducia. Quindi, come dire, quello che stava già in qualche modo prefigurato negli accordi, nelle intese del 2018, è importante per questo, perché, come dire, prefigura una dimensione coperta tra il governo e le regioni promotrici, senza che vi sia effettivamente, come poi si è effettivamente verificato, senza che vi sia la possibilità di nessun intervento da parte di nessuno. E io ritengo che questo sia in qualche modo anche da mettere in relazione con il quadro politico che poi si è dipanato nei mesi successivi e con il nuovo governo. Cioè, che cosa succede? Succede che arriva al governo la Lega, la quale è un partito di lotta e di governo, ovviamente, ma è anche un partito pigliatutto, nel senso che è un partito che dice prima gli italiani. Ma non è che il dire prima gli italiani escluda di dire prima i veneti e i lombardi. Ma per fare questo è necessario che la cosa non sia troppo chiara, no? Troppo aperta. Cioè non è necessario che la cosa passi un po', diciamo, sotterraneamente, senza che i contrasti e le contraddizioni che tutto questo comporta vengano effettivamente a galla e vengano effettivamente alla luce. E quindi questo meccanismo ha portato poi alla situazione attuale nella quale noi siamo di fronte a delle bozze di intesa che sono sostanzialmente coperte, nel senso che noi le conosciamo perché diciamo, qualcuno se le è procurate e qualcuno le ha rese note, ma in realtà nessuno di noi sa effettivamente, almeno io non so, a che punto effettivamente stiamo, no? E diciamo, stiamo ragionando su delle ipotesi che, diciamo, sappiamo essere attendibili, ma che non conosciamo analiticamente. Quindi questo io credo sia un po' il quadro, no? Sia un po' la buccia, diciamo, nella quale poi dobbiamo ragionare sui contenuti. E quindi dobbiamo ragionare, ed è questo poi il tema su cui posso fermarmi, quali sono i contenuti per quanto riguarda l'istruzione e le conseguenze per quanto riguarda la scuola. Guardate, io vorrei dire una cosa, perché spesso sui giornali, anche diciamo nell'opinione pubblica, si parla di queste cose come se si corresse il rischio di avere qualche insegnamento in dialetto veneto la storia dei Celti e dei Longobardi, no? Così, come dire, come se fosse una storia un po' come le ampolle del Po di Bossiane. Ma non è così, cioè, attenzione, perché noi dobbiamo essere consapevoli, io credo, che qui sotto c'è un disegno molto più importante, molto più pesante anche. Perché il disegno è quello di regioni che vogliono impadronirsi dell'istruzione, non per fare del folklore, forse anche per fare un po' di folklore, ma per fare uno strumento di governo della cultura, del mercato del lavoro, della conoscenza, cioè del futuro della società regionale e attraverso questo anche della società nazionale. Questo credo che sia una cosa della quale noi dobbiamo essere consapevoli, perché altrimenti, ripeto, rischiamo, diciamo, proprio per il fatto che questo disegno finora, devo dire con grande dispiacere e devo dire anche con responsabilità di una parte, diciamo, di quella che si può definire la cultura di questo paese, no? Il mondo della cultura di questo paese, che se ne è accorto troppo tardi e probabilmente non sta svolgendo il suo ruolo fino in fondo, tranne appunto casi molto importanti come quelli che sono stati ricordati stamattina. Sta svolgendo il suo ruolo fino in fondo non dico neppure di opposizione,
ma di far venire a galla quello che effettivamente si sta preparando. Mi pare che questo in realtà non ci sia, o ci sia molto poco. Per non parlare poi dei partiti, di questo, diciamo, è una vicenda sulla quale permettetemi di non parlare. Dicevo, il problema appunto è questo, cioè ci sono delle regioni che vogliono impadronirsi del sistema di istruzione, e in particolare devo dire la Lombardia e il Veneto, perché l'Emilia Romagna, che pure sulla quale si potrebbe fare un discorso a parte, no? Ma insomma, sull'istruzione certamente ha, diciamo, poi abbassato molto le sue richieste rispetto invece a Lombardia e Veneto, che stanno andando, diciamo, ad un totale stravolgimento del sistema nazionale. Perché le intese della Lombardia e del Veneto vogliono spostare dipendenze delle regioni, intanto il personale degli uffici regionali e territoriali, i dirigenti scolastici e nel medio periodo anche il personale. Perché è vero che è previsto che il personale, diciamo, il personale docente, il personale amministrativo, il personale docente, in una prima fase rimarrà alle dipendenze dello Stato, ma è previsto anche che i nuovi assunti passino direttamente alle dipendenze della regione e che i dipendenti, diciamo gli insegnanti e il personale amministrativo, possano optare per passare alle dipendenze della regione. Quindi, diciamo, la strada è aperta, no? Anche se ovviamente è aperta con tempi più lunghi. A tutti questi è previsto che si continui ad applicare il contratto nazionale della scuola, ma il contratto nazionale, badate bene, cioè solo la parte nazionale del contratto, mentre le parti riguardanti la contrattazione integrativa sarebbe disciplinata dai contratti integrativi regionali. Ora, chi conosce un po' questa struttura sa benissimo che nella scuola in particolare, guardate, io quando ero all'ARAN mi sono occupato della scuola e per un certo periodo mi sono occupato anche della sanità, sono due realtà completamente diverse, perché nella scuola la contrattazione integrativa è articolata su molti livelli e ha moltissime competenze. E nella scuola c'è un contratto integrativo nazionale, a livello nazionale, che si occupa di materie fondamentali come la mobilità, la formazione, eccetera. Poi c'è una contrattazione regionale, poi c'è la contrattazione di istituto. Tutte queste materie passerebbero alla competenza regionale. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire introdurre uno stravolgimento totale del sistema contrattuale. Perché? Tanto perché mentre il personale delle regioni, diciamo così, non devolutive, continuerebbe ad avere un contratto con le risorse che sono previste dalla legge finanziaria, sia a livello nazionale che per quanto riguarda la contrattazione integrativa. Per quanto riguarda invece le regioni devolutive, la contrattazione avrebbe risorse, oltre a quelle, diciamo, nazionali, avrebbe risorse erogate regionalmente. Ma accanto a questo c'è il fatto che c'è una serie di materie, dalla mobilità alla formazione, la retribuzione accessoria, il tempo di lavoro, che passerebbero tutte alla competenza della contrattazione regionale. Ora, guardate, io credo che ci si può anche chiedere: chi è che continuerebbe a farli questi contratti? Perché da un lato, sicuramente, diciamo, dalla parte del datore di lavoro, fare questi contratti sarebbe la regione, sarebbe direttamente l'assessore regionale, quindi, diciamo, ci sarebbe un ritorno completo della contrattazione al soggetto politico. Ma ci si può anche chiedere chi sarà a fare i contratti dall'altra parte, perché come sapete il sistema attuale prevede che la contrattazione integrativa sia gestita dai sindacati che hanno firmato il contratto collettivo nazionale di lavoro e che sono rappresentativi, quindi, e la cui rappresentatività è misurata. E ci si può chiedere se saranno ancora questi, oppure se a livello, diciamo, decentrato, a contrattare saranno dei sindacati rappresentativi o battezzati come tali, magari a livello regionale. Quindi uno stravolgimento e una, diciamo, distruzione del sistema della rappresentatività, che come sapete è uno degli aspetti più importanti del sistema contrattuale pubblico, il tema della rappresentatività.
Va detto anche che la diversificazione dei salari significherà avere retribuzioni e condizioni di lavoro diverse regione per regione, riportando a un'esperienza che in Italia, diciamo, abbiamo avuto, è finita alla fine degli anni 60, cioè quella delle zone salariali. Sostanzialmente il ritorno è lì. Io non dimentico che quando c'erano le zone salariali c'erano retribuzioni anche diverse in base al genere e all'età del lavoratore. E non dimentico che questa cosa, se avverrà, è contraria all'articolo 36 della Costituzione, perché l'articolo 36 della Costituzione dice che la retribuzione deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro, non al fatto di risiedere in una regione piuttosto che in un'altra. Comunque sia, l'avvento della contrattazione regionale avrà come effetto quello di indebolire il ruolo del contratto nazionale. Ora guardate, io credo che si debba ricordare due cose. La prima è che la dimensione bipolare del sistema contrattuale è stata costruita in Italia con gradualità e fatica. Dico queste cose tanto più perché siamo in una sede sindacale. Perché è solo a partire dagli anni 70 che la contrattazione collettiva, in particolare il contratto nazionale, si è robustito fino a diventare il presidio che almeno in parte riequilibra i rapporti di forza tra capitale e lavoro. Ma proprio per questo non si può dimenticare che il ruolo del contratto non è dato una volta per tutte, perché è sottoposto all'andamento variabile dei rapporti di forza e alle insidie che emergono quando tali rapporti diventano particolarmente squilibrati. Non è un caso che proprio in questi anni il ruolo del contratto nazionale sia stato messo ampiamente in discussione, sia nel settore privato che nel settore pubblico. Nel settore privato non lo sto a raccontare qui, a ricordare, ma nel settore privato c'è stata tutta una serie di vicende che i sindacalisti ricordano benissimo, per, diciamo, ridimensionare le garanzie uniformi che il contratto nazionale garantisce. Nel settore pubblico, andiamo in discesa, nel senso che nel settore pubblico l'attacco al contratto nazionale, la dimostrazione dell'attacco al contratto nazionale è che per 10 anni non ci sono stati contratti nazionali, cioè la contrattazione nazionale è stata bloccata per 10 anni, è ritornata certamente grazie ai sindacati, ma è ritornata anche perché è intervenuta la Corte Costituzionale, non bisogna dimenticarselo, perché quell'intervento della Corte Costituzionale non è stato un fatto secondario. E poi voglio dire, basti pensare all'invasione di campo della legge 107, la quale ha ridotto le prerogative della contrattazione nazionale perfino sul salario, contrattazione, salario accessorio, il bonus, no? Il famoso bonus. Beh, voglio dire, lì se non c'è un attacco al contratto. Ora è chiaro che c'è stata la risposta sindacale e non c'è dubbio che negli ultimi rinnovi contrattuali i sindacati sono riusciti anche a riprendersi una buona parte di quel terreno che la legge aveva strappato alla contrattazione collettiva, ma proprio per questo l'avvento dell'autonomia differenziata può essere un ulteriore passo in quella direzione, cioè può essere l'occasione per dare un colpo decisivo al contratto nazionale, in prima battuta a quelli del settore pubblico, ma in prospettiva anche a quelli del settore privato. Poi rimane da dire qualcosa sullo stato giuridico, cioè sugli effetti che la regionalizzazione può avere sullo stato giuridico, anche se qui ovviamente non è facile enumerarli, non avendo poi un testo definitivo al quale confrontarsi, ma le cose che già sappiamo ci possono dare qualche indicazione. Intanto è evidente che se c'è un modo per farsi una scuola improntata agli indirizzi regionali è quello di orientare i programmi e i contenuti, ma soprattutto quello di avere un personale pronto a sottostare agli indirizzi regionali. Se io metto sotto schiaffo i dirigenti scolastici, ho fatto un bel pezzo del mio lavoro, perché è la regione che attribuirà gli incarichi a quel punto ai dirigenti scolastici, quindi indicare obiettivi e contenuti della loro attività, cui sarà collegata la valutazione e la composizione della parte accessoria della retribuzione, che come è noto per i dirigenti scolastici è un aspetto abbastanza rilevante. Ora non è difficile immaginare quali potranno essere le conseguenze di tutto questo
se uno si ricorda il modello di scuola promosso e sostenuto dalla destra, Moratti, Giannini, Gelmini, Aprea, eccetera, sono solo nomi, ma chi conosce queste cose sa di cosa sto parlando. Perché l'obiettivo sarà quello di creare una dirigenza che una volta messa nelle condizioni dovesse adeguare con appositi incentivi e apposite sanzioni agli orientamenti predisposti dai vertici politici regionali, poi diventi il guardiano di questi orientamenti verso il personale. E guardate, c'è un'altra cosa della quale troppo poco si parla, perché resta di capire quale sarà l'effetto che potrà avere l'appropriarsi da parte delle regioni di un'altra materia cruciale come quella della riforma degli organi collegiali della scuola, perché questa è un'altra delle competenze che queste regioni vogliono avvocare a sé, ed è questa una materia, come sapete, delicatissima, tant'è vero che, come dire, sono molti anni che non si riesce a farne, diciamo, una riforma a livello nazionale. Poi ci sono tanti altri aspetti che possono essere ricordati. Il reclutamento, perché il reclutamento è personale nuovo da inquadrare nei nuovi regionali, ma anche la forza attrattiva, che salari probabilmente più alti, non è detto che lo siano, ma probabilmente più alti, potranno avere sul personale già nei ruoli, e quindi con effetti sul reclutamento, sulla disciplina, ma certamente anche sulla mobilità, perché questo creerà barriere alla mobilità professionale e territoriale. Ricordiamo che la disciplina della mobilità è oggi materia di contrattazione nazionale e di contrattazione integrativa a livello di ministero. Però è chiaro che probabilmente l'aspetto, diciamo, la materia del campo d'elezione delle iniziative regionali sarà il salario. E qui, scusa, la parte dovuta alla parte nazionale, le regioni si concentreranno ovviamente sulle attribuzioni accessorie. E qui, il ricordo è quello immediato, quello del bonus, cioè l'idea di avere una parte di retribuzione collegata ad obiettivi regionali. Il contratto recente è riuscito a ridimensionare l'arbitrarietà del bonus, ma non c'è dubbio che la regionalizzazione e l'autonomia differenziata può riportare indietro, ed è probabile che porterà indietro, le lancette dell'orologio, perché è probabile che a livello regionale si aumentino le risorse attraverso cui incrementare selettivamente le retribuzioni del personale, in base a criteri definiti a livello regionale, e che tenderanno a premiare l'adesione dei singoli agli obiettivi e ai contenuti di quello che le intese definiscono il sistema educativo di istruzione regionale. Ora guardate, queste sono soltanto alcune delle considerazioni possibili. Tra l'altro va detto che è molto probabile che l'eventuale aumento della retribuzione porti con sé, come per esempio accade nella provincia di Bolzano, l'aumento del debito orario, che già questo è, diciamo, è realtà. Aumento del debito orario, magari riaprendo la diatriba sull'impegno orario degli insegnanti, i luoghi comuni, nel nord lavoratore, il sud fannullone, eccetera. Dicevo, sono queste alcune soltanto delle considerazioni possibili. Ma io credo che però un punto cruciale qui, forse ancora di più che in sanità, ma anche, certo, il tema è stato viene affrontato ovviamente anche in sanità, ma è certamente quello della rivendicazione del fatto che l'autonomia differenziata non può essere nemmeno ipotizzata se non c'è la garanzia e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, che mentre nella sanità ci sono, non sono aggiornati, e con tutte le cose che sono state dette prima, qui non ci sono nemmeno. L'articolo 117 e gli articoli successivi dicono appunto che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. E qui bisognerà ricordare alcune cose, perché a proposito di livelli essenziali delle prestazioni, intanto ricordare quali sono i principali problemi che presenta il nostro sistema di istruzione. Il dato da cui partire è che l'Italia tra i paesi europei è tra quelli che spendono meno nel settore dell'istruzione. La percentuale di prodotto interno lordo che l'Italia destina all'istruzione, in base agli ultimi dati, è del 3,9%. Ed è un risultato che ci posiziona al terzultimo posto nell'area euro e al quintultimo nell'intera Unione Europea, Regno Unito compreso.
Ora, questo investimento così insufficiente contribuisce a spiegare le carenze esistenti, a partire dalle strutture, dagli edifici vecchi, poco dignitosi, poco sicuri. Ci sono disparità territoriali. Un quarto delle scuole ha l'agibilità, abitabilità. Poco più della metà il collaudo. Un terzo in possesso di certificazioni di prevenzione incendi. Un terzo quella di igienico-sanitaria. E con disomogeneità forti tra le aree del paese. Il Sud arranca perché solo il 17% ha il certificato di prevenzione incendi, il 15% quello igienico-sanitaria, il 15% l'agibilità, il 18% il collaudo statico. Al nord la situazione è migliore, anche se appunto molto migliore, anche se ancora insufficiente. Poi situazioni inadeguate, ancora una volta squilibrate, ci sono per quanto riguarda le strumentazioni a disposizione delle scuole, a partire dai più elementari, che rendono spesso necessario supplire con i contributi delle famiglie. Le risorse per garantire anche ai figli di famiglie disagiate di completare gli studi. Tutto questo contribuisce a determinare un tasso di abbandoni scolastici che sono ancora una volta superiore alle medie europee, ma che sono ancora molto superiori al sud che al nord. E poi si può dire che la dispersione cominci molto presto, perché non è una dispersione scelta, è una dispersione obbligata, perché non ci sono, sono pochissime le scuole statali o pubbliche per quanto riguarda l'istruzione pubblica preprimaria. E questo è vero in parte al nord, è assolutamente vero, è totalmente vero al sud. Quasi 9 bambini su 10 non vanno all'asilo nido, non frequentano servizi per la prima infanzia. Per ultimo ci sono retribuzioni troppo basse per i docenti e il personale amministrativo. E poi c'è il dilagare di figure precarie, che peraltro non sono concentrate soltanto nella scuola, come sappiamo, ma sono fortemente presenti nell'università e endemicamente presenti nel settore della ricerca, dove questo è un fenomeno, diciamo, del quale ormai neppure nessuno più parla, perché sembra un fenomeno naturale. La ricerca è in mano ai precari, come noto, no? E temi di assoluta, in maniera assolutamente strategici per il paese, sono in mano a personale precario. Ora è evidente che tutti questi problemi dovrebbero essere affrontati e risolti per raggiungere il livello essenziale, per fissare un livello essenziale di prestazioni, dopodiché si potrebbe cominciare a pensare ad andare più avanti. Si è fatto un calcolo, l'ha fatto la CGIL, ma l'ho visto che l'hanno fatto anche altri, quanto costerebbe tutto questo, grosso modo, costerebbe circa una ventina di miliardi. Ora, di fronte a una situazione di questo genere, la domanda è: ma è ragionevole pensare di aggravare, di approfondire attraverso l'autonomia differenziata i divari esistenti? Anche indipendentemente, guardate, dai principi generali, dall'etica pubblica, anche ragionando in termini di semplice convenienza, è possibile pensare che problemi di efficienza, di competitività, di modernità, che si propongono come questioni sempre più interconnesse e bisognose di pensiero e di azioni globali, possano essere risolte richiudendosi nel guscio identitario delle piccole patrie custodi di un presunto e intangibile privilegio. Non è evidente che è matematicamente impossibile affrontare i temi della ricerca, della formazione e dello sviluppo se non in una dimensione almeno nazionale ed europea. Qualcuno sostiene che abbassando o addirittura annullando il trasferimento di risorse tra regioni ricche e regioni povere, si costringerebbe queste ultime a un uso più efficiente delle proprie risorse. Ma la domanda che credo venga naturale, ma non è verosimile che la penuria di risorse invece accrescerebbe le già rilevanti diseguaglianze sociali all'interno del paese e all'interno delle zone sfavorite, sfrangiando ulteriormente il tessuto sociale e quindi determinando conseguenze oggi difficilmente prevedibili, se non quelle di accrescere le tensioni e la paura del futuro su cui prolifera il peggiore populismo, tant'è che viene perfino il dubbio che questo non possa essere in realtà non un rischio ma l'obiettivo che si prefiggono gli apprendisti stregoni dell'autonomia differenziata. Ora, queste sono soltanto alcune appunto delle considerazioni che si possono fare, perché la bulimia appropriativa di alcuni governi regionali potrebbe, diciamo, riservarsi altre sorprese. Peraltro
In questo momento sembra di capire che altre regioni ci stanno pensando con ragioni e fini ancora, diciamo, tutti da capire, no? Per cui questa operazione, che sembra per ora riguardare alcune regioni a nord del Po, diciamo, sembra poi destinata a dilagare, non si capisce bene con quali obiettivi e quali interessi. Tuttavia, diciamo che siccome i passaggi, diciamo, di questa vicenda sono ancora diversi, e il risveglio di attenzione, per quanto tardivo, anche da parte, diciamo, in fondo anche delle organizzazioni sindacali, è parziale, perché mi pare di vedere che accanto al sindacato della scuola, che su questa vicenda si stanno muovendo con una certa decisione, ci sia, diciamo, qualche esitazione, insomma, anche più generale. Dicevo, i passaggi sono ancora, probabilmente c'è ancora qualche spazio. Io ho letto nei giorni scorsi che i sindacati della scuola sono andati dal Presidente della Camera a sollecitare il fatto che la Camera, che il Parlamento se ne occupi, e questo mi pare un fatto molto positivo. Devo dire che anche l'intesa recentemente raggiunta ai sindacati scuola con il Governo è un fatto importante, non solo perché va in controtendenza rispetto alla disintermediazione, ma anche perché, diciamo, cerca di dire qualche cosa su questo, e quindi in qualche modo, sia pure con tutti i problemi, i dubbi che ci possono essere, ma, diciamo, cerca comunque di portare a galla questa questione, e soprattutto dicendo che questo tema è un tema sul quale la mobilitazione continua, e quindi, diciamo, c'è un non abbassare la guardia, e questo mi sembra l'aspetto più importante. Ma comunque l'importante credo che sia che con iniziative come quella di oggi e altre iniziative che si stanno svolgendo in giro per il paese, io ormai devo dire che anch'io, diciamo, sto contribuendo un po' a questo diffondersi di cose, sia pure con fatica, che il confronto, la battaglia delle idee avvengano a luce del sole, che avvengano sulla base dei fatti, che la consapevolezza cresca, e che cresca con questo la schiera di coloro che si schierano a difesa delle basi dell'unità nazionale e dei principi costituzionali. Guardate, io naturalmente condivido totalmente le cose dette in precedenza a proposito della necessità che ci sia un risveglio su questi aspetti, e credo che se, diciamo, la capacità, diciamo così, di far emergere questi temi sarà e continuerà, in qualche modo potremo evitare che una cosa di questo genere, che modifica radicalmente non solo, diciamo, le regole, ma i modi della nostra convivenza, avvenga, e avvenga senza che nessuno in realtà se ne sia effettivamente accorto e nessuno effettivamente ne abbia discusso, che sarebbe veramente un segnale pessimo per questo nostro paese. Grazie. Ringrazio il professor Ricciardi per la chiarezza dell'intervento e per i molteplici elementi che ci ha fornito anche per ragionare sopra, appunto, questa riforma, e cercare di dare un po' una nostra idea di come funziona e quali sono le problematiche. Sono certo che molti elementi saranno ripresi da Alessandro, ma prima di passare la parola a Alessandro Rapezzi vorrei proseguire con la dottoressa Latempa, chiedendole in cosa consiste il progetto di regionalizzazione della scuola e quale modello di scuola alcune regioni coinvolte vogliono, a quale modello vogliono puntare alcune regioni coinvolte. Possiamo scambiarci? Sì, esattamente. Buonasera, grazie dell'invito. Io sono un'insegnante di matematica e fisica e lavoro a Verona, quindi nel cuore geografico e politico di questo processo di cui stiamo discutendo oggi.
e volevo provare a rispondere alla domanda di Francesco attraverso quattro passaggi che ho sintetizzato qui. Dapprima partirei da un brevissimo, proprio una brevissima introduzione sul contesto, cioè quale tipo di scuola oggi noi abbiamo di fronte, che si inserisce benissimo anche con quello che è stato prima detto sulla sanità. Poi parlerei del merito, del famoso articolo 10 di queste bozze sotterraneamente circolate, che però sono le uniche di dettaglio che noi oggi abbiamo a disposizione, quindi che ci consentono di avere un'idea di quello che potrebbe essere. Mi riferirò qui alla bozza del Veneto, che è la più ampia, come è stato detto. Il modello di riferimento sarebbe il terzo punto. Io vedo e leggo dalla stampa, dalle testate varie di riferimento, che il modello potrebbe essere proprio quello della provincia autonoma di Trento, quindi vorrei presentarvi qualche aspetto di questa scuola trentina che è ritenuta la più eccellente d'Italia. E infine che cosa si muove nella mia regione, il Veneto. Partirei brevemente dal contesto perché è importante capire a quale scuola parlano quelle bozze d'intesa, quale scuola oggi abbiamo di fronte, per comprendere non solo una serie di responsabilità politiche e sindacali che hanno condotto in qualche modo a quella scuola, ma anche per comprendere il perché di alcune risposte o di mancate risposte, tiepidezza di risposte del corpo insegnante. Quindi la scuola autonoma è buona, io l'ho sintetizzata così perché devo essere rapidissima, che volevo proprio sottolineare l'inizio e la fine di un percorso di ristrutturazione permanente che la scuola ha subito, che parte con l'autonomia della 59 della Bassanini, che poi viene regolata nel 99 a governi di centrosinistra, poi viene addirittura inserita l'autonomia nel titolo quinto e nell'articolo 117, quindi e finisce percorso di ristrutturazione e di riforme permanenti nel 2015 con la legge 107, che come vedete al primo comma di 215 commi di un unico articolo, quindi un lenzuolo di commi che comincia proprio con l'articolo 21 della Bassanini, quindi c'è un filo e un cerchio che si chiude in un certo qual modo. E proprio quell'articolo 21, se lo andiamo a leggere adesso, è straordinariamente attuale perché declina i principi di flessibilità, di efficienza e di efficacia dell'istruzione intesa come servizio, siamo nel 97, di coordinamento con il contesto territoriale, di ottimizzazione delle risorse, quindi noi ritroviamo esattamente la lingua che parla la scuola oggi, quindi la grammatica di base, l'impianto valoriale che ha costituito il filo rosso che ha portato avanti ogni governo che si sia messo al lavoro sulla scuola. Volevo giusto fare una sottolineatura: Giannini non è di destra, è di sinistra, è di centrosinistra, quindi tutti i governi quindi si concludono con la buona scuola e ci consegnano una scuola che parla una lingua diversa e che si percepisce in maniera diversa, come un servizio appunto. Quindi parla la lingua del capitale umano, in sostanza, e non più quella inattuale dei beni primari, della Costituzione, dei diritti, dell'organo costituzionale di Calamandrei. Quindi siamo proprio su un altro livello. Le parole autonomia e territorio sono due parole che si saldano a doppio filo in quel documento che rappresenta la matrice ideale della legge 107. L'autonomia è quella che deve essere vera, inverata dalla buona scuola, e che cosa significa? Significa in sostanza, qui vi presento qualche frammento di quel documento, significa buona governance della scuola, agilità degli organi collegiali, determinazione e scelta da parte del dirigente, docenti che collaborano con il territorio. Significa protagonismo civico, quindi la scuola che è un centro di attrazione, sono tutte frasi tratte dalla buona scuola, un centro di attuazione, di attrazione all'interno di una comunità, quindi orizzontale. Significano offerta formativa, ovviamente rispondente a chi? Agli studenti, e alle famiglie e ai territori. E qui si aggancia l'alternanza scuola-lavoro. Quindi è questo il volto della scuola di oggi, e gli insegnanti che lavorano nella scuola oggi rispondono a questi principi sulla carta, per fortuna, non tutti. E è avvenuta di fatto una sorta di regionalizzazione strisciante già da anni, perché magari non ce ne siamo accorti, non l'abbiamo percepita così, ma è avvenuto uno spostamento progressivo, una destatalizzazione progressiva della funzione dell'istruzione pubblica. Tant'è che nei commi 60 e 66 la buona scuola non ha, diciamo, aggressivamente parla di laboratori territoriali, addirittura di ruoli regionali.
si diceva prima, poi il ruolo in qualche modo del sindacato che ha depotenziato alcuni aspetti, ma per certi versi quel documento era esattamente, diciamo, in controluce, paragonabile a quello del famoso documento Aprea, che non è mai arrivato a compimento. E volevo ricordare, visto che siamo a Milano, un'altra incursione della dottoressa Aprea con una legge 7, la legge regionale del 2012, che nell'articolo 8 prevedeva anche la possibilità, voleva prevedere la possibilità di ruoli regionali, quindi di reclutamento su base regionale, possibilità che poi Mattarella, Corte Costituzionale 2013, aveva cassato, quindi che il reclutamento attiene allo Stato, quindi è una funzione esclusiva dello Stato. Per cui il paesaggio culturale che abbiamo di fronte, e anche le mosse, qui sono parziale disaccordo con quello che è stato detto, le mosse sindacali a cui abbiamo assistito, io sono un insegnante, quindi mi preparavo per lo sciopero del 17 maggio, dopodiché lo sciopero è stato sospeso, ma io l'ho fatto lo stesso. In ogni caso, io vedo che quell'intesa, diciamo, la trovo politicamente poco incisiva e anche poco convincente, ma comunque non voglio aprire la discussione su questo. Però questo è l'humus culturale in cui si inseriscono le richieste attuali di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, questo è il 116. E le potestà legislative che richiedono il Veneto e la Lombardia, io mi concentro sul Veneto, sono quell'elenco lunghissimo che vedete lì, e la seconda e la terza riguardano l'istruzione. Io quindi volevo solo farvi vedere le bozze trafugate in qualche modo da Roars e pubblicate a febbraio, che però sono state citate anche dalla ministra Lezzi recentemente, per cui evidentemente l'articolo 10 esiste ancora da qualche parte, ci si può fare riferimento, e contengono una quantità enorme di materie. Quindi, giusto per darvi un'idea, si tratta di un articolo con 14 commi, 14 fette di potestà legislativa statale che passano alla Regione Veneto. La prima, non a caso, è la finalità e la funzione dell'organizzazione del sistema educativo regionale. E poi c'è la valutazione con ulteriori indicatori di valutazione, l'alternanza scuola-lavoro, l'apprendistato, i contratti, eccetera. Insomma, guardate la lunghezza semplicemente di questi commi. Che cosa significa in soldoni? Il professor Ricciardi l'ha detto egregiamente: significa, da una parte, per quel che riguarda la disciplina contrattuale, organizzativa, gestionale, ruolo e status immediatamente regionale per i dirigenti, quindi i vertici, quindi che a cascata poi possono in qualche modo sui sottoposti fare le giuste pressioni, e per gli uffici regionali, e i neoassunti subito regionali, gli altri insegnanti una fase transitoria. La formazione degli insegnanti, su cosa saranno formati gli insegnanti, sarà decisa dalla Regione Veneto e Lombardia, la loro valutazione sarà decisa dalle due regioni, la loro mobilità tutta da vedere, gli organi collegiali già citati, e soprattutto non è da cosa da poco conto, il business della scuola paritaria, il totale potere di riconoscimento e di finanziamento alle scuole paritarie. Ma se questo non bastasse a spaventarci, per chi come me da semplice insegnante pensa cosa ne sarà di me nella scuola regionale, cosa far studiare, come farlo studiare anche a livello metodologico, quindi quella che si chiama offerta formativa, le finalità della formazione, gli obiettivi saranno territorializzati, quindi anche la valutazione del grado di raggiungimento di quegli obiettivi sarà resa su base provinciale, l'alternanza scuola-lavoro, risorse e tempi, le 90 ore, non è detto che saranno uguali per tutte, e ovviamente progetti sempre più legati a doppio filo con la produttività locale. Questo in soldoni significa fine dei contratti collettivi nazionali, è stato già detto stamattina, e soprattutto fine del sistema di credenziali educative pubbliche, quindi dei titoli di studio, del loro valore unitario sul sistema, sul territorio nazionale, quindi praterie per gli enti di certificazione privati eventualmente. Fine della libertà di insegnamento, libertà di insegnamento che è stata progressivamente compressa in questi 20 anni, quelli che ho citato, da Berlinguer alla Buona Scuola, e chi insegna lo sa, lo percepisce, ma che diventerebbe completamente svuotata perché compresidiata proprio dalla politica regionale.
Il modello di riferimento è quello trentino, ce lo dicono l'Adige, ce lo dice La Voce, ce lo dice il Sussidiario. È quello trentino perché? Perché è eccellente. E perché è eccellente? Perché il quadro ideologico è sempre quello, cioè te sei eccellente se sei bravo nei test standardizzati. E infatti il trentino è al primo posto nei test standardizzati, quindi il quadro di valori, che è quello neoliberale che è stato citato non a caso in tutti i settori, misura la tua eccellenza e la misura con i test. E non a caso il preside che qui parla in questo articolo dice: il perché noi siamo eccellenti è frutto della scuola gestita a livello regionale. Un altro punto di vista che volevo proporvi è quello del professore Giovanni Pascuzzi, che cura un blog che trovate su internet e che ha scritto questo pamphlet, insegna diritto all'Università di Trento, che ha un titolo molto evocativo: Diario di una svolta autoritaria, la provincializzazione dell'Ateneo di Trento. E cosa è diventato il Trentino, ci racconta Pascuzzi, quale logica ha abbracciato in tutti i settori istituzionali di cui si è progressivamente occupato e ha progressivamente fagocitato con governi di centrosinistra a capo della giunta regionale. La logica è quella della holding, cioè la logica del gruppo societario, in sostanza. Poche persone al comando, vertici autoritari quanto basta e ovviamente risultati parametrati da numeri, ovviamente da dati. L'uomo solo al comando, lui scrive. In effetti il sistema educativo di istruzione del Trentino, che è quello che potete leggere guardando questa legge provinciale del 2006, la 5, non è una buona, è un'ottima scuola, diciamo. Lei anticipa di 10 anni e spinge all'ennesima potenza la buona scuola di Renzi. Se andate sul sito della provincia di Trento trovate una serie di slide con cui la scuola promuove recenti riforme, la legge è stata rinnovata, c'è stato un cambiamento nel 2016, e quali sono le parole d'ordine? Vado veramente per titoli. Più autonomia. Il Trentino ha addirittura anche l'autonomia statutaria, che le scuole italiane invece delle altre regioni non hanno. Cosa significa? Che le scuole trentine si danno un proprio statuto, per esempio c'è la possibilità, lo leggevo qualche giorno fa, di far entrare privati nel consiglio d'istituto con o senza diritto di voto. Più partecipazione, ovviamente all'insegna della trasparenza, e non a caso esistono organi collegiali, mi riconnetto qui a quello che diceva il professore prima di me, organi collegiali diversi in Trentino, la consulta degli studenti, la consulta dei genitori ad esempio, hanno tra le altre prerogative la possibilità di indicare delle scelte didattiche che il collegio dei docenti poi deve adottare o meno sulla base di un testo scritto in ogni caso. Più qualità, ovviamente qualità cos'è? Vicinanza al mondo del lavoro, potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro, e quindi qualità va da sé, significa valutazione numerica, valutazione di tutte le professionalità, perché il personale così è più valorizzato. È la provincia che ha in capo la misurazione dell'efficacia e l'efficienza del servizio, anche delle professionalità, anche dei livelli di soddisfazione degli studenti e delle famiglie. Il sistema di valutazione è articolato attraverso, come vedete lì forse non si legge, comunque ci sono vari nuclei, comitati, eccetera. Ovviamente in Trentino c'è più meritocrazia e quindi ci sono delle linee guida stilate dalla provincia con cui si stabilisce come si valutano i docenti. La struttura è simile a quella della buona scuola, ma ancora più verticistica e monocratica, perché c'è un protocollo provinciale in cui il docente deve in sostanza attribuirsi dei punteggi, autovalutarsi sempre con criteri numerici, poi lo presenta al dirigente, il quale può attribuire pesi completamente discrezionali ai vari indicatori. Perché? Perché c'è la responsabilità, perché ci sono ampi spazi di discrezionalità, visto che il territorio, il progetto di istituto, ovviamente più ci si rimpicciolisce in termini di osservazione e priorità, e più il dirigente ha praticamente mano libera. La formazione dei docenti è un obbligo contrattuale, cosa che ancora non è negli altri contratti, obbligo contrattuale, ed è gestita dalla provincia, quindi è la provincia che decide i corsi di formazione che rientrano all'interno di quelle categorie, e i contenuti dell'insegnamento sono scelti dalla provincia, che adotta anzi i piani provinciali sia del primo che del secondo ciclo,
e in ciascuno di essi, non per folklore, ma perché è una cosa seria, e poi c'è tutto il discorso del controllo dei contenuti di cui diceva giustamente il professore prima di me, in ogni piano c'è un capitolo dedicato alla specificità locale. Perché? Perché è necessario il raccordo con la scuola, tra scuola e territorio, e quindi ecco venire a galla le biografie illustri. Il mitico eroe tirolese Andrea Soffer è parte integrale del programma di studio delle scuole medie trentine, oppure la cultura della montagna, la cultura delle comunità di minoranza e così via. Sugli insegnanti pagati di più, perché questa è la propaganda che gira qui al nord, no? L'altro giorno una mia collega mi dice: ma quanto saremo pagati di più? Leggi i giornali, dice 200 euro saremo pagati di più, addirittura si azzardano delle cifre. Se si parla, basta parlare, noi in Veneto siamo molto vicini ai trentini, alzi il telefono, fai una telefonata con qualcuno, ti metti in contatto con i social, leggi bene il contratto, capisci che non c'è nessun salario aggiuntivo a parità di lavoro svolto. C'è più lavoro, c'è più flessibilità e quindi i soldi in più sono prestazioni aggiuntive, tra l'altro non pensionabili, tra l'altro anche su base non annua. Quindi diciamo, queste cose bisognava, secondo me, che il sindacato nelle varie assemblee territoriali facesse passare alla gente come primo elemento, ecco, di discussione. Poi tutti i principi ovviamente su cui non si discute. Che cosa si sta muovendo in Veneto, nella mia regione? Si prendono molto sul serio le questioni di residenza da noi in Veneto. E la legge del 2017, una legge regionale, per esempio, voleva limitare i titoli di accesso all'asilo nido, dando titolo di precedenza, non limitare, voleva dare titolo di precedenza ai figli di genitori residenti in Veneto da almeno 15 anni oppure che lavorassero in Veneto da almeno 15 anni. Di un anno fa la sentenza che ovviamente ritiene illegittima questa legge regionale. Questo per capire dove possiamo andare, il percorso che abbiamo di fronte. Anche le questioni di storia, di territorio, lungi dall'essere folklore, sono molto serie. Zaia, in una recente intervista all'IMES, scrive: ciascuno fa quello che deve fare a casa propria, questo è il succo del suo pensiero. E in Veneto, d'altra parte, 7 persone su 10 parlano e pensano in Veneto, quindi io sono chiaramente una minoranza, a prescindere dalle classi sociali, e non si capisce per quali ragioni la storia di Venezia debba essere studiata così poco. Le intenzioni di cambiare questa situazione ci sono, l'ufficio scolastico regionale ha iniziato i corsi per formare i docenti che insegneranno storia veneta e andranno in parallelo, e infatti è stato firmato un protocollo di intesa, lo trovate scritto su ROAS, tra Bussetti e Zaia, e quindi sono già partiti i corsi di didattica della storia e cultura veneta e dell'emigrazione veneta. C'è un contingente di insegnanti su base regionale che sta svolgendo questi percorsi. Oppure è importante consolidare l'attaccamento al territorio attraverso una serie di attività. La regione ha dato fondi alle scuole per allestire ed esporre i presepi, perché sono simbolo della tradizione storica del territorio veneto. E ancora, sempre per quanto riguarda il folklore, tra virgolette, la lingua veneta, che si studia il dialetto, in sostanza, nelle scuole medie di Vicenza, insegnata da chi? Da un ente privato che si chiama Accademia della Buona Creanza, che ha organizzato di recente un convegno, questo avrei voluto ascoltarlo, un convegno linguistico in cui proponevano il CLIL Veneto di storia, cioè la storia insegnata in Veneto e in italiano. Il CLIL in genere è l'insegnamento bilingue, già discutibile di per sé, ma addirittura qui arriviamo oltre, arriviamo al dialetto. Che ne sarà della scuola? Quindi io sono assolutamente d'accordo con quello che diceva il professore prima, cioè il disegno è ben altro, il disegno è fare della scuola uno strumento di governo della cultura e della società regionale. Come? Stringendolo in una morsa, controlli dall'alto i vertici, quindi una tenaglia che dall'alto controlla i vertici, dal basso controlla i contenuti. E quindi non è folklore, ma non a caso c'è storia. Non a caso c'è la lingua, perché sono i fondamenti, il nutrimento di una coscienza collettiva, che sia nazionale o anche separatista. E quindi il possibile percorso qual è? Quella di una frammentazione complessiva del sistema di istruzione,
e una definitiva classificazione degli studenti a risorse umane il cui destino sarà segnato dal territorio di nascita o di residenza, gli insegnanti maggiordomi al servizio dei dirigenti che saranno messi a guardiano dell'ordine politico locale. Allora, sul che fare, non volevo chiudere con questa slide un po' così deprimente, e quindi la mia è una proposta che sto costruendo insieme ad altri colleghi, due sono qui in sala e altri che non sono di Milano, di provare a costruire insieme un'assemblea nazionale. Ho qui dei dati, insomma un appello, questo appello scritto con una serie di associazioni che hanno aderito e che attualmente stanno ancora aderendo. Non vorrei semplicemente, così come gli altri colleghi, che si limitasse soltanto al settore della scuola, non si legge molto bene, ma avrei piacere che lo leggesse, che magari scambiassimo le mail per poter provare ad organizzare un'assemblea trasversale di tutti i settori dei lavoratori, non soltanto della scuola. Per questo ritenevo utilissima questa convergenza di oggi. Grazie. Ringrazio Rossella per il suo intervento e per aver elencato in maniera così precisa e specifica, anche dando delle informazioni che precedentemente non abbiamo avuto, quindi con una chiarezza davvero molto, molto importante. Passiamo ora ad Alessandro Rapezzi. Vorrei sottolineare come l'FLC e i sindacati della scuola abbiano espresso sin da subito un netto dissenso riguardo alla proposta dell'autonomia differenziata nell'istruzione, mettendo in luce come questa possa mettere in crisi la tenuta dell'unità del sistema nazionale. E anche per questo vorrei chiedere di raccontarci le criticità da voi riscontrate e il percorso di dialogo intrapreso con il governo per contrastare questa proposta, quindi in parte anche rispondendo alle critiche che sono arrivate da alcuni relatori durante tutto o parte del convegno di oggi. Ti ringrazio. Se vuoi venire allora, qua. Sì, anche se ora le slide rischiano di avere poco senso, perché cambia un po' il quadro, insomma. Io pensavo di fare una discussione di un certo tipo e invece siamo dentro un'altra dimensione. Allora, compagni, visto l'ora e vista la situazione, io proverò a non girare tanto intorno ai problemi. Se noi pensiamo che l'attuale situazione italiana del paese sia un problema di volontà rispetto alle iniziative da prendere, vuol dire che, come dire, non prendiamo in considerazione ciò che è successo, che sta succedendo nel paese, e quello che ormai è successo, cioè la situazione che abbiamo intorno. Che cosa voglio dire? Parto anche dall'intervento di Rossella sulla descrizione dell'evoluzione normativa degli ultimi 25 anni in questo paese. Dentro il contesto di sviluppo normativo è successo una catastrofe di carattere politico-sociale in questo paese. Io non la vorrei, cioè non vorrei vedere solamente l'evoluzione, come dire, legislativa, come se non fosse. L'ultimo quadro politico ci consegna la scomparsa della sinistra in questo paese, e questo arriva dopo 25 anni. Il governo Berlinguer, la legge Berlinguer, era comunque una fase dove nella scuola si investiva, prescindere dalle scelte che sono state fatte, criticabile, ma eravamo in una fase di espansione del sistema di istruzione. Io ad esempio avrei da dire qualcosa anche sul modello, sul 3+2, chiaramente universitario. Chiaramente a distanza di 20 anni diventa più facile intervenire. Dopodiché noi abbiamo avuto la riforma Moratti, i 2 anni di cacciavite di Fioroni, poi ci siamo ribeccati la Gelmini. Compagna, la Gelmini ha tagliato 8 miliardi di investimenti nella scuola. Cioè noi poi ci siamo ritrovati, la questione dei contratti, nei 10 anni dal 97... al governo Berlusconi, 2008 alla Gelmini, noi abbiamo rinnovato 3 contratti, dopodiché nei 10 anni successivi abbiamo fatto il contratto l'anno scorso, ok?
ti ringrazio, ma dell'avete fatto schifo, cioè io vorrei che si tenesse conto. Guardate compagni, continuiamo a impostarla così, la dico così: se era tutto pronto il mondo della scuola, perché l'accordo diciamo che abbiamo fatto e che quindi ci ha portato a sospendere lo sciopero alla fine d'aprile, se c'era questo clima, come hai detto te, io lo sciopero l'ho fatto lo stesso, no? Appunto, ma siccome c'era la possibilità di farlo, lo sciopero hanno aderito l'1,62% del personale della scuola. Allora vuol dire che il processo, la questione è molto più profonda da affrontare, non è un problema solo di volontà dei sindacati, di indire o non indire uno sciopero, c'è un problema che riguarda la cultura, il processo, come dire, di formazione del mondo del lavoro che in questi 30 anni, come dire, ha caratterizzato non solo il mondo della scuola, ma anche il mondo della scuola. Noi abbiamo avuto in questi anni un processo di precarizzazione dei settori della conoscenza che non conosce precedenti. Questo ha portato a far sì che quelle tematiche un insegnante come te, Rossella, affronta in termini culturali, politici e sociali, purtroppo diventano per molti dei nostri colleghi diventano aspetti non principali, perché principale è la condizione di lavoro, diventa quello. Gli insegnanti militanti che hanno caratterizzato un periodo della nostra storia, un periodo della storia dell'istruzione della scuola in questo paese, sono, come dire, una generazione che sta scomparendo dalla scuola e viene, come dire, sostituita da persone che hanno avuto una storia differente. Ricordo, lo diceva ora, questa trasparente opacità che ha caratterizzato i governi degli ultimi 15 anni, quello di mettere in campo delle azioni in realtà perseguendo degli obiettivi molto, molto più complessi. Guardate, la privatizzazione della scuola, il cui colpo principale avviene con la Gelmini, e avviene con la Gelmini perché c'è l'impoverimento della scuola pubblica, ok? Col taglio, anche qui, processo culturale, si tagliano i fondi, si interviene sugli ordinamenti, perché per tagliare i fondi, gli 8 miliardi della scuola, si deve tagliare il personale, perché non c'è rimasto nient'altro, bisogna tagliare i posti di lavoro. Si cambia gli ordinamenti, quindi sparisce i moduli, non viene garantita la generalizzazione della scuola nell'infanzia, c'è la riforma della secondaria, vengono portate tutte a 32 ore. Il grosso dramma del governo centrosinistra con la 107 è che non è intervenuta sugli ordinamenti, cioè non ha cambiato il senso della scuola. Al di là dell'organico potenziato, che qualche posto in più lo ha rimesso, il problema è che non si è cambiato il senso della scuola, si è lasciato quel tratto culturale che diceva Rossella. Dopodiché la situazione di forza, i rapporti di forza nel paese sono questi, la situazione è questa, di un processo che è andato via via degenerando in una situazione, io quello che avevo provato, come dire, a portare come contributo alla discussione, in una situazione che ha una storia e che sta caratterizzando la storia di questo paese, secondo me in maniera sottovalutata. Allora, il prossimo anno scolastico nel paese ci saranno 70.000 studenti in meno iscritti nelle scuole di tutti gli ordini e gradi. 70.000 in meno sono un esodo, non possiamo parlare di denatalità. Stamani il professor Villone, raccontando la storia dei propri figli, ha rappresentato esattamente l'esito di questi numeri, cioè se voi li guardate, 50.000 alunni in meno al sud non sono il segno, non solo non si fa più figli, non solo non c'è più migranti, ma c'è un trasferimento, cioè non vanno via solo cervelli, va via le famiglie. Ce lo raccontava il professore, che i ragazzi hanno fatto famiglia fuori, e questo è un elemento che caratterizza anche altre parti del paese. L'unica regione che cresce è l'Emilia Romagna, le altre diminuiscono tutte. I dati sull'università ci dicono che c'è un esodo nelle università del nord,
Non diminuiscono gli studenti nelle università, ma si spostano, diminuiscono al sud, crescono al nord, sostanzialmente gli studenti rimangono gli stessi, crescono gli espulsi, cioè diminuiscono i laureati, e pur rimanendo, come dire, intatti i numeri dei laureati nelle materie scientifiche, diminuiscono complessivamente, e chi vuole avere un percorso è costretto ad andare all'estero. Voglio sottolinearvi un elemento che riguarda il tempo pieno, perché in effetti la regionalizzazione, come dire, aveva già una storia precedente. Noi da anni sul tempo pieno nella primaria, noi abbiamo regioni come la Toscana, a cui immagino si sentirà che vengo, come la Lombardia, che raggiungono oltre il 50% di tempo pieno nelle scuole della propria regione. Dopodiché ci mettiamo insieme Sicilia, Puglia e Campania, che sono alcune delle regioni a più alta densità di studenti, che non raggiungono nemmeno il 15% di tempo pieno, quando è dimostrato che se vogliamo combattere l'analfabetismo e l'abbandono scolastico, c'è bisogno di più scuola, lo diceva il professor Ricciardi prima, addirittura fin dal nido bisognerebbe fare gli investimenti che chiaramente non ci sono. Vorrei parlare, semplicemente citandolo, perché anche qui sarebbe tema di un unico seminario, sulla questione della riforma dei professionali, dell'istruzione professionale, che è avvenuta anche questa in epoca Gelmini, quando sono stati, è stata rifatta la qualifica professionale. Non esiste più la qualifica professionale statale se non in termini integrativi, va bene? Quindi noi abbiamo una situazione dove ormai l'offerta dei professionali c'è o solamente statale 5 anni, oppure quella della qualifica professionale, ormai, come si vede da questi numeri, quella integrativa, cioè che avviene attraverso accordi con le regioni dentro le scuole statali, e quella fatta in parallelo allo Stato, ormai si equivalgono. Cioè noi abbiamo regioni come la Lombardia la cui offerta sulle qualifiche professionali è pari, se non superiore, a quella integrativa con lo Stato. Cioè di fatto noi sulla formazione professionale abbiamo modelli ormai regionalizzati, e che non producono effetti sull'attività produttiva. Cioè i problemi nel mondo del lavoro rimangono in campo tutti, non abbiamo avuto un beneficio. Poi porto l'elemento dell'educazione musicale, perché lo vedo come un elemento rovesciato, no? Cioè l'istituzione dei licei musicali è stata una grande invenzione, nel senso che permette di accrescere e di chiudere un buco che c'era nel percorso formativo dell'educazione musicale. Però qual è il problema? Che se te me ne metti uno per provincia, due per provincia, è chiaro, l'educazione musicale diventa una questione selettiva, come accade, no? Ben fatto i concorsi per ragazzi, ben fatto le prove preselettive per vedere chi è adatto per la musica. Però se noi guardiamo qui c'è un effetto all'incontrario, siccome la musica viene ritenuta uno strumento per combattere l'abbandono scolastico, a un certo punto di questi anni in Campania c'è stato un fortissimo investimento da parte del Ministero, per cui noi abbiamo la Campania che ha 31 licei musicali, 31, la seconda regione sui licei musicali è la Lombardia, che ne ha 12, ok? Cioè, quindi rovesciando completamente, ma non cambia il tema, perché se io ho queste disparità, comunque mi rimangono sviluppi a marce differenti. Questo è il tema, e poi riarrivo al contenuto della domanda, questo è il tema su cui i sindacati scuola, e vi posso dire soprattutto la FLC, la CGIL, sono partiti ormai da un anno e mezzo sulla questione dell'autonomia differenziata, perché di autonomia differenziata, è chiaro, era già venuto fuori con il governo Gentiloni,
e non era un governo di destra, va bene? Quindi c'era già quell'idea con quelle tre regioni. Siamo partiti proprio dal fatto che l'attuale sistema scolastico e quegli interventi non producono l'adempimento dell'articolo 3 che riguarda la rimozione degli ostacoli che permettono lo sviluppo armonico della persona. E allora, che cosa abbiamo messo in campo? Abbiamo messo in campo un'avventura che ha provato nel tentativo di costruire un fronte e che potesse scuotere l'apatia di questo paese, perché l'apatia di questo paese sui temi culturali, su queste questioni, è un'apatia che viene da lontano. Abbiamo provato a mettere insieme questioni complesse e diverse, le questioni di carattere contrattuale, sulle condizioni di lavoro che riguardano i nostri sistemi di istruzione, e le questioni che riguardano l'autonomia scolastica. Il fronte in qualche maniera si è creato, dopodiché noi siamo arrivati a un punto, abbiamo avuto questo momento sull'intesa, e sull'intesa che ci sta per portare a un accordo sulla questione della stabilizzazione, e quindi un accordo comunque importante che si dovrebbe chiudere in questi giorni, che ha avuto, come stamani veniva detto, comunque sui temi dell'autonomia differenziata e semplicemente perché magari Stefano stamani l'accordo non è sottoscritto dal ministro, è sottoscritto dal presidente del consiglio, dopodiché noi soggettivamente lo possiamo ritenere una macchietta, è comunque la prima volta che viene sottoscritto un accordo dal presidente del consiglio su un settore così specifico, e in quell'intesa viene riaffermata una cosa che per noi è importante, che è venuto fuori nei ragionamenti anche di questo tavolo, che il contratto nazionale è centrale rispetto al sistema di istruzione e che il contratto nazionale è quello che tiene unito il sistema e che lo rende unitario. Dopodiché, ci siamo fermati? Non ci siamo fermati, sta proseguendo la raccolta delle firme che voi trovate anche qui fuori, siamo ormai oltre 100.000 firme raccolte, pensiamo di continuare questa raccolta delle firme per organizzare poi una manifestazione nazionale per la consegna di queste firme. Abbiamo fatto l'incontro col presidente della Camera che ha preso degli impegni precisi, e anche questa è una piccola contraddizione, piccola grande contraddizione, si apre nelle file della compagine governativa. Veniva detto proprio da Mario la questione che Fico si è preso l'impegno di aprire un dibattito parlamentare sull'eventuale esito di questa discussione. Dopodiché il 22 saremo a Reggio Calabria con tutte le confederazioni, perché questo tema è diventato comunque un argomento delle piattaforme confederali. Abbiamo preso iniziative che riguardano il tema della povertà educativa, ed è una cosa su cui il segretario della CGIL sta promuovendo questo tema, perché è chiaro che è un tema importante. Abbiamo dietro a quegli episodi che sono avvenuti a Palermo, è chiaro che c'è anche un'idea di scuola che questo governo esprime, per cui siamo stati in campo anche per combattere quel tipo di approccio chiaramente al mondo della scuola. Ed è chiaro che sulle tematiche squisitamente contrattuali che riguardano le risorse siamo nelle condizioni di rimettere in campo un'iniziativa comunque unitaria, confederale. Oggi c'è stata la manifestazione del pubblico impiego, c'è stata la scorsa settimana quella dei pensionati, le prossime settimane ci saranno altre categorie, ed è chiaro che siamo in campo ancora e ritireremo fuori lo strumento sciopero per fare quello che in qualche maniera rientra nelle nostre finalità. Mi pare lo dicesse prima Francesco, l'obiettivo del sindacato scuola è quello della tutela delle condizioni di lavoro, ma ti direi non solo, anzi nel nostro statuto questo è esplicito, che è quello anche di promuovere un'idea di scuola, promuovere il concetto di comunità scolastica, che comunque dentro
il contratto dello scorso anno che abbiamo sottoscritto, abbiamo inserito un articolo che noi riteniamo importante perché definisce la scuola comunità educante e comunque il senso di quello che vuol dire sistema di istruzione. E noi siamo comunque in campo per fare questo. Ringrazio Alessandro, ringrazio tutti i relatori di questo tavolo per l'altissima qualità, direi, di tutti gli interventi. Ci avviamo alle conclusioni, quindi chiedo ai relatori che dovranno chiudere la giornata di avvicinarsi. Insomma, vi ringrazio, soprattutto ringrazio tutti quelli che sono rimasti fino adesso per tutta la giornata ad ascoltare e insomma con noi a ragionare sul tema.